buongiorno a tutto e benvenuti a questo nuovo appuntamento sui certificate emessi da Exxon Derivatives. In questo appuntamento vedremo un crescendo rendimento memory con l'autocall e il livello di step down relativo all'autocall. I sottostanti sono Intesa San Paolo ed Enel e il codice ISIN lo vedete qui sulla destra, FREXA0015000. Il certificato è trattato sul mercato Euro TLX. Vediamo le caratteristiche di questo prodotto. Appunto, i sottostanti sono Intesa San Paolo, la più grande banca italiana che all'ultimo chiusura dell'ultimo semestre aveva un coefficiente patrimoniale del 13,4%, il più alto tra le banche tradizionali italiane, e invece Enel, appunto, come tutti sappiamo, è il colosso dell'energia elettrica in Italia, che si sta espandendo velocemente nel resto d'Europa e anche in Sud America, e forse si diventerà un protagonista anche nel ramo delle telecomunicazioni, e grazie appunto alla sinergia che vuole fare della sua rete elettrica con la rete appunto della fibra ottica. E vediamo le principali caratteristiche di questo prodotto. Appunto, è un crescendo rendimento memory. Memory vuol dire che le cedole beneficiano di un effetto memoria che tra poco andremo a vedere. Queste cedole valgono l'1,01% al mese, per un totale del 12,12% all'anno, e la novità qual è? È che le prime 6 cedole sono garantite, quindi il primo 6% abbondante di rendimento è garantito. Infatti dal primo al sesto mese non vi è il requisito della verifica appunto della condizione della cedola, cioè viene questa staccata a prescindere dall'andamento dei sottostanti, cioè di Intesa e di Enel. Dal sesto mese, poi meglio dal settimo mese, quindi tolte le prime 6 cedole, cosa viene fatto? Ad ogni data di osservazione mensile, il prezzo di chiusura di ciascuno dei due deve essere superiore al 65% del livello di riferimento iniziale. Quindi se anche il titolo sottostante fosse sceso, diciamo di un 10%, 20%, questo non inficia l'erogazione della cedola. Vediamo poi appunto l'effetto memoria, cosa succede se per caso una data di verifica questo non dovesse succedere. E il prodotto è anche oggetto del meccanismo di autocall, cioè di richiamo anticipato, qualora ad una delle date di rilevazione mensile, sempre anche queste date, il prezzo del peggiore dei due sottostanti è tutti e due i sottostanti di fatto, quindi devono essere superiori a questi livelli indicati, 95%, poi successivamente 90% e infine 85% entro queste fasce temporali. Quindi che succede? Che se anche i sottostanti dovessero scendere un pochino, non si va a perdere se scatta l'autocall, perché il certificato viene comunque rimborsato al 100%. Per cui al tredicesimo mese il livello di riferimento sarebbe il 90% di quello iniziale, se i due sottostanti sono al di sopra di questo livello alla data di rilevazione, quindi diciamo perdono il 9%, il certificato viene ritirato e rimborsato al 100%. Ecco, questo è il meccanismo appunto dell'autocall, della memoria delle cedole, che vuol dire che se anche due sottostanti chiudono al di sotto del 65%, che è il livello di riferimento per la cedola, questa viene tenuta nel cassetto ed erogata poi alla data successiva in cui la condizione viene soddisfatta. Quindi le cedole appunto restano da parte sino a che non si verifica la condizione, ammesso che questa si verifichi durante la vita del prodotto. Se poi il prodotto, i sottostanti, tornano a salire appunto sopra il livello di autocall, il prodotto viene ritirato e vengono anche erogate tutte le cedole precedentemente non distribuite. Ecco, questi sono i livelli di riferimento dei sottostanti, dove vediamo per Intesa San Paolo è 2,0265 euro, per Enel è 5,174 euro, e questi sono i livelli di riferimento iniziali dai quali si calcolano poi la barriera e tutti gli altri livelli di riferimento per le cedole e per l'autocall.
Vediamo graficamente come sono posizionati questi livelli. Ecco, questa è Enel, questa linea blu che vedete è il livello di riferimento iniziale, il fixing iniziale, e quella qua giù in basso a 3,1044 è la barriera. Quindi vedete abbastanza distante, il titolo dovrebbe tornare sui prezzi del 2013 e restarci per far scattare la barriera. Quindi diciamo è piuttosto lontana e soprattutto è al di sotto di questo livello importante 3,3 euro che dovrebbe essere un livello di sostegno. Per quanto riguarda Intesa, il discorso è molto simile, infatti vediamo qui il livello di fixing a 2,0265 euro e la barriera anch'essa molto distante e al di sotto dei minimi del 2016 ed è appunto sui prezzi più bassi che il titolo ha visto dal 2013. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando alla scheda tecnica che potete trovare nel link messo nella pagina qui sotto per andare a consultare tutti i dettagli del prospetto. Grazie, arrivederci.